Bentrovati, bentrovati a questa edizione. Questa mattina è venuto a mancare l'onorevole Santi Nicita. I funerali programmati lunedì prossimo in cattedrale. Discutere e dibattere sui problemi reali della società italiana. Quindi è scomparso questa mattina l'onorevole Santi Nicita. Da tempo accusava problemi di salute che si sono aggravati negli ultimi giorni. Nicita è stato senza dubbio un uomo di primissimo piano sotto l'aspetto politico, al punto da vantare il primato di essere stato l'unico siracusano a ricoprire la carica di presidente della Regione Sicilia nel 1985. Nato 84 anni fa a Furcisiculo, in provincia di Messina, ben presto la sua famiglia si è trasferita a Priolo Gargallo. Dopo la laurea ha iniziato da giovanissimo la sua attività politica nella Democrazia Cristiana, per la quale nel 1960 è approdato in Consiglio Comunale a Siracusa. In quella legislatura ha ricoperto anche la carica di assessore ai lavori pubblici nella giunta Caracciolo. La sua carriera è stata condensata nel libro che ha scritto qualche anno addietro dal titolo Sul filo dei ricordi. In quel libro ripercorre le fasi salienti della sua attività politica, intrecciata con la storia della DC siracusana e con lo sviluppo economico e sociale della provincia ed anche della regione siciliana. Da parlamentare regionale per la prima volta è stato eletto nel 1971, per poi essere riconfermato nelle elezioni del 1976 e in quelle del 1981. È proprio in quest'ultima legislatura che raggiunge l'apice della carriera con la nomina a governatore della Sicilia. Si dimetterà però di lì a poco perché ricevette un avviso di garanzia per la questione ISAB Marina di Melilli. È ritornato a Salderco nel 1991 con il grande rammarico di averlo fatto non nelle file della Democrazia Cristiana quanto in quelle dei socialdemocratici e dopo aver stretto un patto con il leader provinciale di quel partito, Biagio Cantone. Infatti, a metà legislatura si è dimesso facendogli posto. L'ultimo incarico politico di un certo rilievo è stato assunto da Nicita il 4 gennaio 2001 con la nomina a presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa. I funerali si svolgono lunedì prossimo alle ore 15:30 presso la cattedrale di Siracusa. Intanto domattina, dal mattino alla sera, camera ardente che si terrà presso il Salone Borsellino di Palazzo Vermexio. Ma l'ultima intervista televisiva concessa all'onorevole Nicita risale al 4 agosto scorso, quando gli amici di sempre avevano festeggiato insieme a lui i suoi 84 anni. Sentiamo. Beh, fanno parte ormai del passato, sono state vissute con passione al servizio della città e della provincia. Certamente i ricordi allora sono rimasti vivi e paragonando la situazione politica di allora con quella di oggi trovo che c'è molta differenza. E devo dire che si nota una certa decadenza. Bisogna ricostituire la passione politica, la funzione dei partiti, dell'associazionismo, per riprendere di nuovo il cammino della rinascita e dello sviluppo. Cosa manca e lei manca di quella Democrazia Cristiana? Oddio. Intanto appartiene ai ricordi e al vissuto, un vissuto intenso, vissuto con attenzione, con spirito di servizio e che mi ha dato tante soddisfazioni di ordine personale e di ordine generale. Quindi un ricordo senz'altro positivo. Ad un giovane che si avvicina alla politica, che cosa sente dire oggi l'onorevole Nicita? Bisogna avere molta pazienza, spirito di sacrificio, passione, sentirsi parte di una comunità. Vabbè. Uno dei commenti alla scomparsa di Santino Nicita è quello da parte del sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo. Santino Nicita è stato un protagonista assoluto della politica siracusana e regionale e uno degli artefici di quella stagione che ha portato il territorio fuori dalle secche della povertà. Decisioni prese da Nicita anche complesse, apparteneva a quella generazione di politici che si è spesa per lo sviluppo di Siracusa. Ma Nicita è stato ricordato questa mattina anche all'Assemblea regionale siciliana
Italiana dal presidente Ardizzone, che ne ha dato notizia. Il nuovo movimento, intanto un nuovo movimento costituente civico, ha ricordato Nicita in occasione della sua presentazione ufficiale a Siracusa. Si tratta di un movimento che intende muovere le acque, smuovere il mondo politico, lo anima Angelo Todaro. Costituente Rete Civica Nazionale, un movimento che vuole raccogliere le proposte per combattere la profonda crisi economica che attraversa l'Italia e la provincia di Siracusa, comunicazione e rete per unire iniziative e prospettive. La nascita di un nuovo, chiamiamolo movimento, che punta a che cosa? Ad aggregare chi si riconosca nelle vostre proposte, soprattutto in un momento di crisi come quella che sta attraversando l'Italia. Questo vuol dire che riconoscere che forse manca una coesione. E noi stiamo aggregando non chi si riconosce nelle nostre proposte, ma tutti coloro che vogliono creare un movimento che è al di fuori dei due grandi poli che hanno governato il nostro paese negli ultimi 20 anni, centrodestra e centrosinistra. Siamo disponibili al dibattito, nel nostro contenitore sono invitati tutti i movimenti, associazioni e partiti che non si riconoscono più nella politica che è stata fatta nel nostro paese. Naturalmente ogni movimento o associazione mantiene la propria identità politica sul territorio. Questo è importante. Siccome abbiamo capito da tempo che da soli non si va da nessuna parte e uniti si vince, aggregare tutte le piccole associazioni e movimenti presenti su tutto il territorio nazionale potrebbe essere una proposta utile e garantire la presenza dei nostri rappresentanti all'interno delle istituzioni. In qualche maniera il Grillo ha lanciato il seme del metodo, ovvero voi pensate di puntare molto sui network, su Facebook, sulla comunicazione virtuale? Noi non copiamo Grillo naturalmente, perché apprezzo il risultato che ha ottenuto, però vede, mentre Grillo ha fatto una protesta senza proposta, noi stiamo facendo le proposte prima delle proteste. La domanda era sul metodo, però di puntare sul metodo di comunicazione. Noi stiamo mettendo in piedi un progetto con delle applicazioni che saranno scaricate sui 30 milioni di iPhone presenti sul territorio nazionale e anche sul sistema Android, per poter penetrare tutte le case degli italiani, con una differenza: che mentre i sistemi utilizzati sia da Berlusconi che da Grillo non consentono ai cittadini italiani di poter replicare alle loro proposte, il nostro è un sistema bidirezionale dove i cittadini possono rispondere e possono proporre le loro proposte affinché possano essere valutate dal nostro comitato. Questa mattina erano a Siracusa una trentina di ragazzini che provengono dall'est, vengono a diverse strutture d'accoglienza, da orfanotrofi, ma hanno vissuto le feste natalizie, come già avviene da tempo, le hanno vissute ospiti di famiglie siracusane e della provincia, ma non soltanto, anche in parte d'Italia. Questa mattina hanno incontrato l'arcivescovo. Hanno incontrato l'arcivescovo di Siracusa Pappalardo e 30 bambini provenienti dagli orfanotrofi dell'est e seguiti dall'associazione Luciano Lama. Hanno trascorso le feste a Siracusa e provincia. Sì, in Piazza Duomo è appena trascorso, ma ancora c'è l'atmosfera, il periodo natalizio. Alle nostre spalle c'è un albero particolare che vuole raccontare cos'è la semplicità, la solidarietà e come si può fare tanto con poco, e poi un po' anche il senso di quello che cercate di fare, ovvero dei ragazzini che vengono da diversi orfanotrofi portati a Siracusa, accolti alle famiglie siracusane. Qual è il senso di tutto questo? Portati in tutta la Sicilia, nel Molise e in altre 3 regioni d'Italia. Il senso naturalmente è quello dell'interscambio della solidarietà. Un paese che è stato in una guerra, che ha vissuto una guerra terribile, delineato dei contrasti etnici interni, e che quindi l'associazione Luciano Lama, che è presente in tutta la Sicilia e in altre 4 regioni d'Italia, da 21 anni a questa parte dà il contributo per la ricostruzione di una società che purtroppo è distrutta. Noi, questa è la 42ª accoglienza che facciamo, portiamo i bambini dopo
volte all'anno, 14.712 bambini che abbiamo ospitato, e quindi con queste iniziative manifestiamo ancora una volta il senso della solidarietà da parte della Sicilia verso chi purtroppo soffre, e le sofferenze di quelle parti sono tantissime. Tra le tante cose che poi i bambini raccontano, sia mentre sono qua o quando vanno via, c'è una frase o una cosa che hanno detto che secondo lei racchiude più di tutto il senso di tutta questa operazione? Sì, la solidarietà, la fratellanza, la pace tra i popoli. È una cosa stupenda che arricchisce anche il senso, diciamo, della solidarietà della cultura siciliana. Il dipinto del Caravaggio non potrà tornare, come in tanti speravano, alla Basilica di Santa Lucia, alla Borgata. Infatti occorrono adesso dei lavori straordinari di manutenzione al catino absidale. Il dipinto del Caravaggio dedicato al seppellimento di Santa Lucia non potrà tornare alla chiesa della Borgata a causa di condizioni microclimatiche che rischierebbero di danneggiare l'opera. Questa è la risposta data dall'assessore regionale ai beni culturali Maria Rita Sgarlata all'interrogazione sollevata dal parlamentare regionale Enzo Vinciullo. L'assessore Sgarlata fa riferimento ad una serie di sopralluoghi in chiesa eseguiti dal centro regionale del restauro e da parte della sovrintendenza ai beni culturali, dai quali è emerso che il monitoraggio del catino absidale della chiesa della Borgata necessita di ulteriore perfezionamento per addivenire ad un report finale che contempli l'elaborazione e l'analisi dei dati. Il CRPR afferma che i valori termoigrometrici rilevati secondo la norma UNI 10829 non rientrano nel range di accettabilità per la idonea conservazione dei dipinti su tela, valori che invece mostrano condizioni leggermente più favorevoli per la conservazione dei dipinti su tavola, come nel caso delle due croci dipinte nel secolo XIII nella medesima chiesa di Santa Lucia, oggetto di analogo accertamento da parte del centro di restauro. Occorre quindi seguire degli interventi, come già evidenziato dall'unità operativa dei beni architettonici della sovrintendenza di Siracusa, che ha trasmesso al RUP, architetto Pietro Fasano, gli atti amministrativi e contabili per avviare le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del catino absidale della chiesa. La conclusione dei lavori di risanamento del catino, dice l'assessore Sgarlata, mirate a fermare il progressivo degrado dell'intonaco, costituiscono condizione ineludibile per un eventuale posizionamento della tela. L'autorizzazione e le somme necessarie per il trasferimento si attestano al Ministero degli Interni, ente proprietario. Intanto non ci fermiamo, ora c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo qui tra poco per la seconda parte, vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar, prezzi e prodotti a portata di mano. Gemar si fa in 7. Nuovo punto vendita in via dei Servi di Maria 98. Sconti del 40% sul reparto abbigliamento. Da Micca City Tech Store, il regalo giusto. Asciugatrice Indesit 7 kg con partenza ritardata e silenziosa, scontata a 299 euro. Tablet Acer Iconi Android, display 7 pollici, Wi-Fi 3G, 16 giga, con sconto di 50 euro a 149 euro. TV LED 40 pollici Samsung Full HD 100 Hz, prezzo speciale 399 euro. Micca City Tech Store, in via Elorina 55 a Siracusa. La sensazione di volare per raggiungere la padronanza muscolare ed eliminare lo stress. A Siracusa nasce Studio 1, nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity yoga per il benessere della tua schiena, fatti cullare dalla sensazione di leggerezza in assenza di gravità. Girotonic, un innovativo macchinario che allena il tuo corpo lavorando la muscolatura profonda con movimenti armoniosi e circolari. Pilates per raggiungere la massima forza addominale, respirazione
è padronanza muscolare di tutto il corpo. Affidati a Studio 1, specialisti in nuove attività mai viste a Siracusa per il benessere del tuo corpo. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1, provare per credere. In via Elorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, contrada Targia, Siracusa. Scavolini Store Siracusa ha progettato per te un Evolution in una composizione lineare 4,20 m, finitura laccata opaca a soli 4.600 euro. Scavolini Store Siracusa ti aspetta in Viale Scala Greca 381. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca e andiamo a Pachino perché i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Andrea Rustico, 30 anni, siracusano, un 19enne anch'esso siracusano, Damiano Rustico, già noti per altri atti di resistenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio, e poi ancora un 20enne siracusano Luca Ianò. I tre hanno notato un posto di controllo effettuato dai militari, i carabinieri di Pachino, hanno tentato di fuggire a bordo della loro autovettura, sono stati poi raggiunti e bloccati, però nello stesso contesto un'altra autovettura che sembrava procedere insieme alle persone fermate ha compiuto una manovra analoga, poi ha sparato in aria due colpi d'arma da fuoco, sono riusciti a fuggire in direzione di Pachino. Coloro che invece sono stati fermati e arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa di comparire davanti al GIP del Tribunale di Siracusa. E ancora per la cronaca restiamo a Pachino, agenti del commissariato hanno denunciato e stato di libertà 5 uomini e una donna per i reati di truffa, falsità materiale e uso di atto falso. Gli investigatori hanno iniziato a compiere delle attività di indagine dopo un ricorso per una contestazione al codice della strada per revisione del veicolo, e da lì sono emerse le responsabilità penali degli indagati, tutti coinvolte in vendite fittizie e poi mancate sottoscrizione degli atti di vendita e mancati passaggi di proprietà e truffa. Area di rivolta, stanno protestando i carrozzieri siciliani, quelli siracusani in particolar modo, hanno preannunziato anche delle azioni di protesta clamorose nei prossimi giorni. Continua lo stato di agitazione dei carrozzieri artigiani. Il coordinamento unitario regionale dei carrozzieri ha deciso di sviluppare iniziative di contrasto contro le decisioni contenute nel decreto legge in materia di RC Auto. In particolare si è deciso di sviluppare iniziative territoriali per favorire la conoscenza e la sensibilizzazione dell'utenza e delle carrozzerie associate. È stata decisa inoltre la partecipazione di una delegazione di carrozzieri all'iniziativa del prossimo 15 maggio a Roma. Per lunedì 13 gennaio, intanto, è stata convocata una conferenza stampa per illustrare i temi e le questioni della vertenza RC Auto. Mercoledì 15 il presidente provinciale Michele Marchese si recherà a Roma. Una nuova iniziativa di solidarietà per l'AI, l'Associazione Italiana per la Lotta alla Leucemia, domani e poi per la Befana, giorno 6, momenti di coinvolgimento per i bambini e per tutta la cittadinanza locale siracusana. Seconda edizione della Befana dell'AIL, domenica 5 e lunedì 6 al Largo Fontaretusa, due giornate dedicate ai bambini, ma non soltanto, un'opportunità di solidarietà ed altruismo, ma anche di socializzazione. Arriva a Siracusa una Befana particolare, arriva per una situazione particolare di solidarietà, ma soprattutto anche di gioia, in una location particolare. Quale? Fontaretusa, la seconda edizione della Befana AIL. Diamo un sorriso ai bambini di questa città e di tutti i quartieri, bambini, pazienti ematologici e bambini che sono alloggiati nelle case famiglie che soffrono troppo. Che tipo di iniziativa sarà? Iniziative ci saranno due giorni di spettacoli con Zumba, ma di questo parlerà la direttrice artistica, la Maria Finocchiaro, che presenta anche la manifestazione. Ovviamente si parla di Befana, uno si aspetta un viso di tipo diverso, però l'importante è il messaggio che porterete, un tipo di conduzione che vuole dare gioia ai piccoli.
Allora, diciamo che anche quest'anno ho accolto con piacere l'invito del presidente dell'associazione ad organizzare questo momento dedicato non soltanto ai bambini, ma dico alla cittadinanza e a tutto l'indotto che lavora attorno alle associazioni sportive, palestre, scuole di ballo e di danze. E voglio fare giusto qualche numero per capire anche l'entità della solidarietà che abbiamo ricevuto attorno a questa manifestazione. Qualcosa come 56 tra istruttori, maestri, insegnanti e sportivi, con tutti i loro allievi che nell'arco di queste due giornate presenteranno le loro attività. Si comincerà domenica mattina intorno alle 10 con arti marziali, quindi ci sarà uno stage di balli caraibici con tutti gli insegnanti di Siracusa e tutti i loro allievi, quindi un momento molto sentito e anche molto folcloristico. Si stoppa per la pausa pranzo, perché mi sembra giusto, alle ore 16 si inizierà con la masterclass di Zumba Fitness, che ha coinvolto 20 istruttori Zin, ancora un concerto di canto a cura della maestra Silvana Laudicina con i suoi allievi, quindi lo spettacolo di danza e di balli, quindi le percussioni di Roy Nocita e Umberto, quindi la festa caraibica. Per compendiare la manifestazione, lunedì mattina momenti dedicati esclusivamente ai bambini con Zumba Kids, balli ed esibizioni, e poi a mezzogiorno insomma arriverà la Befana portando i doni ai bimbi delle case famiglia e dando un sorriso a tutta la cittadinanza. Arrivano i saldi di fine stagione anche a Siracusa, ma la crisi sembra essere ben più forte della volontà di fare affari, almeno per quanto riguarda un comparto in particolare, e noi ne abbiamo parlato con chi ne dovrebbe sapere, ne sa molto, il presidente di Federmoda Siracusa. Periodo nero per quanto riguarda il commercio a Siracusa, i saldi non riescono assolutamente a risollevare la situazione, a soffrirne soprattutto il comparto dell'abbigliamento. Ne abbiamo parlato con un esperto. Uno dei settori più in crisi è quello dell'abbigliamento, magari quello che prima attirava perché magari la gente cercava di investire nell'abbigliamento, adesso non più. Sì, purtroppo è il settore che sta risentendo maggiormente. Lo abbiamo visto già nei primi mesi dell'inverno, settembre-ottobre, ma potevamo addebitarlo al clima. Poi novembre si è un po' la cosa rinforzata, sicuramente la gente sta mettendo un po' da parte l'abbigliamento a favore delle prime necessità sicuramente. I numeri quali sono? Che tipo di flessione c'è stato? Abbiamo, generico, parliamo un 20% meno, ci auguriamo che c'è stata una leggera ripresa, in certi casi anche sostanziale ripresa nel periodo natalizio, che noi come Federmoda debitiamo sicuramente a questa scontistica selvaggia che c'è stata, in barba alla legge, perché ancora c'è una legge che regolamenta gli sconti, che non viene assolutamente presa in considerazione da tanti colleghi. Adesso la pagina sportiva, il Siracusa ha completato oggi la preparazione in vista della partita di domani contro il Città di Vittoria. C'è da riscattare la sconfitta dell'andata, ma di continuare anche la tabella di marcia di fine anno sulla difficoltà della trasferta. Noi abbiamo ascoltato il tecnico Pippo Strano. Sei stato preparando a questa trasferta Vittoria, una partita che lei seguirà come sempre, c'è stato il rischio, no? Si è sfiorato il fatto che potesse seguirla non dall'interno campo. L'arbitro ha appurato che c'era solo un diverbio con un giocatore avversario, quindi ha ritenuto opportuno non squalificarmi, sono stato ammonito. Questa è una cosa che cambia poi lo spirito dei ragazzi, cioè avere l'allenatore fuori campo avrebbe o influisce generalmente sul rendimento morale? Ma guarda, di norma dopo che uno ha preparato la partita in settimana e hai parlato con i ragazzi, la palla passa a loro, però essere a contatto, io poi ho questo vocione che credo che qualche volta incide, però in campo vanno loro. Che incontro sarà questo con il Vittoria? Ma credo che un incontro difficile come tutte quelli del Siracusa, perché lo ribadisco, quando si presenta la maglia azzurra tanti l'associano alla nazionale, noi non siamo la nazionale, siamo una bella squadra, credo una buona squadra di categoria, e
come tutte, partite difficili. Fra l'altro il mio amico Giovanni Campanella è riuscito nel mercato di gennaio da una situazione che sembrava chiusa, qualcuno ha vinto anche di rinuncia e vittoria, a riformare il gruppo che l'anno scorso, se non era, è arrivato secondo in questa categoria, quindi una partita tosta. Quindi domani gli azzurri saranno in casa del Città di Vittoria, vediamo i convocati, vediamo le ultime novità. Ultimo allenamento di rifinitura questa mattina sul campo dello stadio Nicola De Simone per lo Sport Club Siracusa, che domani gioca in casa del Città di Vittoria. All'andata, sulla panchina sedeva ancora Orazio Pidadella, gli azzurri subirono una sconfitta interna per 2-3. Al termine della seduta di stamani, il tecnico Pippo Strano ha diramato la lista dei 19 convocati per la gara in programma allo stadio comunale di Vittoria, fischio d'inizio ore 14:30. Portieri Farò e Romano, difensori Brancato, Chiariello, Diop, Lombardo, Listro, Matinella e Pirrotta. Centrocampisti Bufalino, Calabrese, Garrasi, Lentini, Petrullo, Scarano e Visone. Attaccanti Carbonaro, Frittitta e Palmiteri. Sono squalificati Russo e Figura, mentre ancora indisponibile Miraglia. Arbitrerà l'incontro Luca D'Aquino di Roma. Bene, era l'ultimo servizio da vedere insieme, qui il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. Tra poco però questa edizione, per chi voglia è possibile visionarla online sul nostro sito www.teletris.it. Qui si chiude il telegiornale, vi lasciamo al meteo.